Buonasera Massimo, buonasera ai nostri telespettatori. Come ricordavi tu in apertura, in evidenza sempre l'emergenza coronavirus, i tecnici sanitari della Regione Abruzzo al lavoro in questi giorni per apportare le dovute correzioni, i dovuti miglioramenti per il piano vaccinazione anti-Covid. Sono giunte nella nostra regione altre partite di vaccini, si parla in particolare del vaccino AstraZeneca, che però, lo ricordiamo, è adatto soltanto per non adatto per chi è al di sopra dei 55 anni di età e quindi non adatto per gli ultraottantenni, che poi sono coloro più a rischio, la fascia più debole. Per loro ci sono comunque discrete disponibilità del vaccino Pfizer-BioNTech. L'assessore regionale Nicoletta Verì ha ribadito che sta procedendo il piano di vaccinazione anti-Covid. Sul fronte dei contagi, Massimo, da ricordare che i positivi registrati nelle ultime 24 ore nella nostra regione sono 314, di età compresa tra 1 e 90 anni. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 73, di cui 10 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 53 in provincia di Chieti ed 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti fa registrare 7 nuovi casi e sale a 1533 dall'inizio della pandemia, di età compresa tra i 53 e i 94 anni, 4 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Pescara. Da segnalare infine che la cabina tecnica, che si riunirà come sempre venerdì prossimo a livello nazionale, potrebbe decidere il cambiamento delle zone. L'Abruzzo attualmente, lo ricordiamo, in zona gialla, da lunedì 15 febbraio potrebbe entrare in zona arancione. Un provvedimento è alla firma del presidente Marsilio, che dovrebbe istituire una zona semi-arancione, parzialmente arancione, per i 4 comuni, ovvero Pescara, Montesilvano, Francavilla al Mare e Spoltore. In questi centri si è registrato un numero considerevole di nuovi contagi e questa limitazione influirebbe soltanto per gli spostamenti, lo ribadiamo, non si può spostare tra i comuni, tra questi 4 comuni, uscire o entrare in questi 4 comuni, se non per comprovate esigenze lavorative. Resteranno aperti comunque bar e ristoranti con le solite modalità, ovvero fino alle ore 18, poi per i ristoranti dopo tale ora fino alle ore 22 sarà possibile soltanto la trasporto e la consegna a domicilio. Con questo è davvero tutto, ringrazio Diego Martelli per l'assistenza tecnica, la linea può tornare allo studio.